Spirito Santo. Oh, amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi qui riuniti dallo Spirito Santo andiamo incontro al Cristo nella casa di Dio, dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che gli venga e si manifesti nella sua gloria. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al santo vecchio Simeone il Cristo, vera luce delle genti, benedici questi cieli e ascolta le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene perché giunga alla luce che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, nella loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. 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 Sia lodato Gesù Cristo. O sempre sia lodato. Dalla mangiatoia al Tempio di Gerusalemme. Carissimi, sono trascorsi 40 giorni e secondo la legge Maria e Giuseppe portano il bambino Gesù al Tempio per essere consacrato al Dio Altissimo. E da buoni ebrei anche loro si mettono in cammino. E carissimi, il cammino che compiono Giuseppe e Maria è il cammino della nostra vita. Anche noi ogni giorno ci mettiamo in cammino per incontrare il Signore. Veniamo nel suo Tempio, nella sua casa, per celebrarvi l'Eucaristia, come popolo per stare insieme nella preghiera e per continuare poi il nostro cammino nella vita quotidiana di ogni giorno. Ma nel Tempio, carissimi, come il Vangelo ci ha ricordato, c'erano i due santi vegliardi, Simeone e Anna, ai quali lo Spirito aveva rivelato che non avrebbero visto la morte senza prima aver veduto il Cristo di Dio.
E Dio è un Dio fedele, che mantiene sempre le sue promesse, tanto che Simeone non solo lo vede quel bambino, ma lo prende in braccio. E lì Simeone esclama dicendo: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace». Simeone dice: «Per me oggi si è concluso ogni cosa. Io ho finalmente visto la tua gloria, ho sperimentato il tuo amore, la tua fedeltà. È giunto in mezzo a noi il Santo di Israele». E carissimi, l'incontro che Simeone e Anna fanno con Gesù bambino è l'incontro in quel momento di ogni uomo con il Signore. Non solo è l'incontro del popolo di Israele, ma è l'incontro dell'intera umanità con il Cristo mandato da Dio. E Simeone a Maria farà una profezia dicendo: «O donna, questo bambino è qui per la risurrezione e la rovina di Israele, e molti cuori, ecco, ritorneranno alla vera fede. Però ricordati che anche a te una spada ti trafiggerà l'anima, ti trapasserà il cuore». Carissimi, in quel momento Maria non sa perché Simeone dice quelle parole, ma le ricorderà nel momento in cui si troverà sotto la croce, quando vedrà quel figlio morire. Ma oggi, carissimi, è la festa della luce. Abbiamo acceso una candela e vedete, la candela ha tanti simboli. Il nostro battesimo, Cristo che è la luce del mondo, questo Dio che ogni giorno viene a riaccendere in noi il grande dono della fede, quella luce che illumina l'oscurità e le tenebre che tante volte noi ci portiamo dietro, che è il nostro peccato. Quella luce santa è la luce del volto di Cristo, che noi un giorno contempleremo nell'eternità. Ma oggi, carissimi, siamo chiamati noi ad essere luce, luce per quanti il Signore mette sul nostro cammino, soprattutto con l'esempio della nostra vita, essere luce nel portare ai fratelli la parola di salvezza che è il Vangelo, essere luce nel momento del dolore, dello sconforto, dell'incertezza, del dubbio. Vedete in quanti modi possiamo essere anche noi quella candela che all'inizio della celebrazione abbiamo accesa. Allora, carissimi, non lasciamo mai spegnere questa luce che il Signore gratuitamente ha donato a ciascuno di noi. Sappiamola sempre alimentare, soprattutto con la preghiera, con la testimonianza della nostra vita, l'Eucaristia, i sacramenti, le buone opere. E chiediamo al Signore la grazia che questa luce illumini sempre il nostro cammino per poter percorrere con fedeltà il sentiero e la via che il Signore ha tracciato per ciascuno di noi. E chiediamo veramente la grazia di poter, ecco, ogni giorno poter con la nostra fede illuminare non solo la nostra vita, ma anche la vita di tutte quelle persone che il Signore ha messo accanto a noi, che noi incontriamo sul nostro cammino, e che questa luce veramente risplenda in tutti i cuori, in tutti gli uomini e le donne di buona volontà. E carissimi, il Beato Angelo è stato una luce e continua ad essere quella luce che con il suo esempio, con la sua intercessione, ecco, accompagna il cammino di questa comunità che ha il privilegio, ecco, di avere, di custodire le sue reliquie in questo santuario.
e quanti pellegrini, quante persone vengono a chiedere le grazie per la vita, per la salute, per la famiglia, per la pace e la serenità del cuore, per il lavoro. Ecco, tante sono le cose che si chiedono, però sappiamo anche ringraziare. Diciamo anche grazie al Signore per il dono della vita, il dono della fede, il dono del beato angelo che il Signore, ecco, ci mette davanti a noi come un modello da imitare e da seguire, e insieme con Lui tutti i nostri fratelli e sorelle che oggi noi chiamiamo i santi, godono la visione di Dio. Ecco, carissimi, il Signore ci ricorda che tutti dobbiamo essere santi. Siate santi come io sono santo. Certamente non ci si arriva dall'oggi al domani, ma vedete, è un cammino di tutta la vita. E allora, come il beato angelo si è impegnato per poter, ecco, stare vicino a Dio, diventare santo, impegniamoci anche noi. Il Signore non ci farà mancare mai il suo aiuto, la sua grazia, però vedete, vuole anche il nostro impegno. In modo particolare dobbiamo metterci la buona volontà per poter, ecco, dire: dove sei tu, beato angelo, un domani voglio esserci anche io. E in questa celebrazione eucaristica, carissimi, vogliamo continuare la nostra preghiera per il nostro fratello angelo. Ecco, lo accompagniamo con questa eucaristia perché il Signore apra a lui le porte dell'eternità e possa veramente contemplare il volto di Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Per lui questa preghiera e per tutti coloro che ci hanno preceduto nell'eternità e che noi portiamo nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. E una buona serata a tutti. Di grazie. In modo particolare un saluto ecco a tutti i furcesi, emigranti all'estero, a tutti coloro che questa sera non sono potuti essere qui per la Santa Messa e la novena al Beato Angelo, in modo particolare una preghiera per gli ammalati della nostra comunità, per le famiglie, per i giovani, per i bambini, ecco per tutti quelli che ne hanno bisogno, che veramente il Beato Angelo ci accompagni nel cammino della vita, ci possa preservare da ogni male e da ogni pericolo e ci aiuti ad essere bravi e buoni cristiani nella vita quotidiana di ogni giorno. Evviva il Beato Angelo! Evviva.